bianco, la colla stick e i colori a matita, il rosso e il nero, e un paio di forbici, meglio con la punta arrotondata. Iniziamo con colorare il nostro rotolo di carta igienica col pennarello grigio. Io ho scelto il grigio, ma voi potete scegliere qualsiasi colore, l'arancione, il marrone, come volete. E andiamo a colorare il rotolo. Dopo che avete colorato il rotolo, con il colore a dita nero andiamo a formare gli occhi. Con il dito andiamo a fare dei piccoli cerchi sul rotolo di carta igienica. E poi anche il naso, sempre facendo dei piccoli cerchi col dito. Con gli stuzzicadenti andiamo a colorare prima lo stuzzicadente di colore nero per fare i baffi. E andiamo a fare dei buchini sul nostro rotolo per attaccare i baffi. Così. Andiamo a disegnare il muso del gatto. Andiamo ad attaccare le orecchie con le pinze. Per prima cosa coloriamo le pinze con il colore grigio, lo stesso colore che abbiamo usato per colorare il rotolo, oppure potete anche lasciarle così senza il colore. Così, uno. Anche l'altro. Dopo, sul foglio bianco che abbiamo preso prima, andiamo a disegnare la coda del gatto e le zampe, così come ho fatto io. Questo è un lavoretto per i bambini un po' più grandi, dai 4,5 a 5 a 6-7 anni. E poi con delle forbici andiamo a ritagliare le zampe. Io ho usato il cartoncino un po' più spesso per disegnare questo, però voi potete usare un semplicissimo foglio bianco e anche la coda. Una volta ritagliata la coda, con la colla stick andiamo ad incollare le zampe del gatto e anche l'altra. Ora mettiamo la colla sulla coda dalla parte sempre colorata e la andiamo ad attaccare alla parte di dietro del gatto. Ecco qui il nostro gatto. Ciao bambini!